Seconda parte di Acqua Atalanta, ricordiamo tra l'altro appunto, vedete il richiamo Antica Pergola e la trattoria di San Lorenzo di Rovetta, dove poi ci troveremo poi a mangiare un boccone con i nostri ospiti, sempre con menù molto interessanti. Bergamasco molto Abbiamo due buono. ospiti d'eccezione collegati, ma anche quelli con noi, Maria Savoldelli, Costanzo Barcella, Marco Grazie. Morotti. Marco, la tua domanda? No, io volevo chiedere a Eva Ira come mai è rimasto solo 3 anni all'Atalanta, perché io mi ricordo che quando lui è andato via, i bergamaschi erano tutti molto dispiaciuti, io per primo ti dico, l'avremmo visto volentieri molti più anni a Che Bergamo. dove tuo padre doveva alzare lo stipendio, forse, Probabilmente ecco. anche No? per Non è vero, era quello. suo padre che era l'amministratore, Sì. no? No, non è questo, no, non c'è stato questo. È successo che dopo 3 anni ho fatto 2 anni di contratto con l'Atalanta. Quando ha vinto i 2 anni, ha fatto ancora 2 anni. Però quando è arrivato il terzo anno, ho deciso di ritornare in Brasile. Mi ha chiesto la mia mamma, il mio papà, di ritornare. Ho avuto la voglia di ritornare. Ho capito che è il momento in che dovevo ritornare in Brasile, che volevo un'altra difficoltà, forza nella carriera, per cui ho deciso di questa maniera, ma non c'è stato né stipendio, niente di questo, Sì, era no, per appena, questo era no, detto. Sì. neanche a voglia, neanche a quella cosa di tristezza, no, era appena ho Esatto, perché avuto. si parlava di saudade ai tempi, no? La famosa saudade. Però tu invece era perché i genitori ti avevano chiesto di tornare alla fine. Di ritornare, e quello mi sembrava più giusto in quel momento lì, e quello ci ha preso. Per quello la mia mamma non c'era tanta salute, e neanche mio papà già era un po' vecchio, però è quello ho deciso di ritornare per stare un po' più vicino. Paolo, ma tu che Grazie. parli così bene l'italiano, perché non puoi negare che parli bene, adesso dici di No, no, ma te l'ha insegnato riesco a capire Costanzio? bene. Ti ha insegnato Costanzio? No, no, lui non mi ha insegnato, lui Bonaccina mi ha insegnato le parolacce. È l'unica cosa che loro mi hanno insegnato in Italia, e Perché a mangiare bene, né? volevamo che ti facevi rispettare in campo, no? Quindi dovevi saperle le parolacce. Ma hai imparato già allora, fortunato, l'italiano, sì, se la cavava bene anche allora, no? Sì, ma i brasiliani, un po' in generale, i brasiliani ci mettono poco, ecco, non è così difficile per loro, parlo, passare dal portoghese all'italiano, ecco, quindi da quel punto di vista lì è facile per loro, ecco, non so perché, non so, però io quando vedo i brasiliani qua in Italia, dopo un po' parlano decentemente l'italiano, senza problemi, ecco. Ma tu sei stato anche ad allenare in Portogallo una volta, no? Non... Sono stato in Portogallo in Serie B, avevo il Beira-Mar, che è una squadra di Serie B, dove ha giocato l'ultimo 2 anni di carriera, ha giocato Eusébio, un posto bellissimo, la chiamavano la Venezia del Portogallo perché era un paio di chilometri dal mare, però entravano tutti i canali, c'erano le gondole, così sembrava di essere a Venezia, bellissimo il posto, uno stadio spettacolare, 35.000 posti, beh, non venivano in mille, però 35.000 posti perché lo stadio del Beira-Mar era lo stadio anche della nazionale, faceva molte partite la nazionale portoghese. Ed è stato bellissimo, un bellissimo posto Portogallo, poi molto bella, una nazione molto bella. Ecco, avevo in rosa 25 giocatori e 12-13 erano brasiliani, perché lì si potevano portare quanti stranieri potevano
potevi dal Brasile addirittura potevi portarli anche così senza problemi. Ecco. Quindi ho interagito con tanti giocatori portoghesi, brasiliani. Se devi fare una domanda in portoghese a Evair, lo puoi fare tranquillamente, allora. No, senti, mi devi mettere in difficoltà, dimmelo prima. No, no, no. Io preferisco parlare in italiano, tanto lui capisce molto, molto bene. Ecco. Però lui ci ha messo poco, no? Non è così. I brasiliani sono così, pochi che ho conosciuto un attimo, in un attimo loro, per loro è molto più, sono più svegli di noi. Senti, ma Costanzo, e vai fuori dal campo com'era? Simpaticissimo, sembra difficile da credere, ma è veramente simpatico. Era comunque, ci si trovava a casa sua perché io abitavo con i genitori, quindi preferivo stare a casa sua. Ogni tanto organizzavamo delle cene, delle seratine così tra di noi per divertirci un attimo ed era veramente simpatico. Infatti è da lì che mi è dispiaciuto poi quando ho saputo che voleva a un certo punto tornare, anche se io ero andato via, però ci sarebbe stata la possibilità di rincontrarsi, invece purtroppo non c'è più stata quell'occasione. Però a Bergamo, Paulinho, sei molto amato ancora oggi, ti posso dire. Quando si parla di Evair, tutti ti ricordano con grande affetto. Vediamo. Atalanta e Juve. Cercherò di essere nel Allo stadio, stadio, e questo, assolutamente. quello stadio che mi sembra diventato ancora più bello. Eh sì. Ma se Gasperini decide di mandarti in campo, cosa gli dici? Non ce la faccio. Come non ce la fai? Ah, sarebbe bellissimo vedere l'Atalanta vincere. E quello sarebbe molto volentieri, però andare in campo La vedi? lascia per i più giovani. Ma come ti piace Gasperini come allenatore? Sì, moltissimo, moltissimo. A quello che ha fatto nell'Atalanta in questi anni, questi ultimi anni, c'è stato bellissimo. In questi ultimi anni, a quello che tutte le volte mi chiedono qua in Brasile, ma come mai questa Atalanta viene fuori così bene? E gli dico sempre che l'allenatore ci ha fatto una squadra che fa con che questi giocatori riescano a esprimere come ha bisogno, e ha fatto, credo io, che c'è stato per quest'uomo che ha fatto benissimo nell'Atalanta quest'anno. Siamo magari come brasiliani, non tantissimo ultimamente, no? No, no, Marco, tu che Beh, c'è sei hai Toloi memoria. Sì, che... però Toloi è italiano adesso, Sì, però è brasiliano, voglio dire, naturalizzato gioca nella italiano. nazionale italiana, Esatto. sì. Però sì, negli ultimi anni l'Atalanta... C'è Ederson? Sì, Ecco, chiedi, Ederson. ecco, lo conosce Ederson lui? Tu Paolo conosci Ederson? Ederson no. Il centrocampista, lui ha anche giocato nella Salernitana ed è arrivato poi qua all'Atalanta. Forse Daniele Fortunato hai questa. Lui, tu con tanti brasiliani hai giocato, insomma, hai già giocato. Forse all'Atalanta avevi Evair naturalmente come brasiliano soprattutto. Evair, questi sono stati gli stranieri più o meno. Aiutami, Barce, magari mi scappa qualcuno. Più o meno erano questi, no? No, Gli dicevo, stranieri. chiedevo, Sì, chiedevo erano a tre Evair possibili. di Gasperini, ha fatto siamo al settimo anno, siamo a livelli più o meno di come anzianità nerazzurra, come Mondonico praticamente, no? Posso solo parlare bene, quello che ha fatto e come e i risultati, i risultati finali, la Champions e tutto, sta facendo la storia dell'Atalanta. Insomma, ogni epoca ha la sua storia, per l'amor del cielo, però un'Atalanta così competitiva
c'è mai stata nella storia dell'Atalanta. Quindi il lavoro di questa società, di Gasperini, nel scegliere nei giocatori, di portare i giocatori che magari quando arrivano non sai neanche chi sono e poi esplodono all'improvviso è stato tantissimo. Infatti io non riesco a criticare l'Atalanta l'anno scorso che è arrivata e che non ha fatto la Coppa. Non si può criticare una squadra che per quello che sta facendo in tutti questi anni e quello che farà ancora, secondo me. Secondo te, adesso con questi sistemi col VAR, tanto per essere chiari, Evair farebbe qualche gol in più, qualche rigore in più, oppure sarebbe come prima? Me, perché una volta te li andavi a cercare, una volta un po' di furbizia, e adesso ti guardano in 15 posizioni diverse, capiscono se ti butti o non ti butti. Una volta non c'era questa sensazione, l'arbitro fischiava o non fischiava, quindi anche l'esultanza, no? Fai gol e poi aspetti se per risultare dopo, non è la stessa cosa, secondo me. Si esulta e poi magari ti tolgono il gol, Sarebbe quindi il VAR. giusto, sì. Il VAR è importante perché ha tolto tanti tanti problemi agli arbitri, ai guardalinei, ha tolto un po' di ingiustizia, però ha Poesia. tolto quella gioia Sì. iniziale, è la più bella che c'è, no? Esulti, poi magari non ti danno gol, oppure aspetti, e esultare dopo già ha cambiato tutto il discorso, Sì, secondo me. infatti. E Vair, ecco, sai che appunto si usa molto il VAR che controlla ogni gol e assegna anche un rigore se l'arbitro non lo vede. Pensi che tu potresti aver fatto più gol con questo mezzo, con questa tecnologia? Può darsi di sì, può darsi di sì, perché noi che abbiamo all'Atalanta una squadra che ogni tanto ci trovava di fronte con il Milan, con la Juve, e tante volte gli arbitri ci portava così contro l'Atalanta o voleva sempre fare con che l'altra squadra potesse più grande, magari ci lasciava seguire un po' più la partita. Per questo è quell'errore che magari anni fa non ci stava, adesso può essere che con l'aiuto di questo VAR, magari queste piccole, quella squadra che non riescono magari a vincere contro un Milan, contro la Juve, contro l'Inter, magari con questo va poi aiutare un po', sicuramente gli attaccanti riescono un po' di più a avere un po' più di opportunità. Quindi è stato un aiuto forse anche per le piccole squadre Sì, per diciamo decifrare che certe. si è pareggiato quell'onda di. C'era come dire, Quell'ingiustizia, diciamo. sì, ingiustizia, cioè le squadre grandi Che che aveva sempre un avanzano po' le una piccole. considerazione superiore da parte degli arbitri, probabilmente. Sembra che questo Si è VAR un po' abbia aiutato, sì, anche la. se poi sull'utilizzo c'è ancora molta Ci sono ancora delle discrezionalità, persone che li usano, esatto, quindi non insomma. è la macchina Sì, soltanto. esatto, cioè c'è molto da migliorare anche lì ancora. Ma visto da un difensore è peggio o meglio di prima? Da difensore secondo me è Secondo me è molto peggio. peggio, È sì. peggio, E sì. la furbata della tiratina di maglia in area di rigore che si poteva fare adesso, appena ti vedono tirare un pelino la maglia, ti fischiano. Sì. E è diverso. È diverso, io non, probabilmente non ci saprei giocare neanche con la VAR. Paolo, ma quando hai fatto gol su rigore contro Costanzo, perché ti aveva fatto fallo lui? No, non mi ricordo Ah. come è successo il rigore. È stato fischiato un fallo su Madonna. No, Ah, 5-1 era forse. 1-0, abbiamo Ah, perché perso. mi A ricordo un Cesena, Atalanta no? Cesena 5-1 Io non io. c'ero, C'è stato se c'ero Nicolini. ero in panchina. No, 5-1 no. Mi Cosa ricordo avevamo che forse fatto all'andata a Bergamo? 2-0 per voi? 5-1 abbiamo vinto. Vedi, ti ricordo io 5-1 perché era Quello. la vittoria Allora sì, più c'ero. una delle più grosse dell'Atalanta Sì, prima di infatti. Gasperini.
che poi con Allora sì. Gasperini. Porfi, Porfi, posso Sì. dire una cosa? Sì. Barella col VAR, due partite su tre non le faceva più, perché quei falli che faceva. Ma Brava lui, faceva no, 10 partite all'anno. la mia qualità migliore era non fare mai fallo. Era No, però stazionato. vedi, il VAR aiuta, cioè, ai nostri tempi, no? Parliamoci chiaro, ai nostri tempi era un gioco diverso, migliore, peggiore, io non voglio star qui a... se c'era il VAR ai nostri tempi le partite finivano perché a un certo punto una squadra finiva a 7 o 6, perché adesso come ti tiri un po' la pochettina, ammonito, non puoi più fare niente, no? Barcella secondo me avrebbe giocato una partita su tre, ecco, secondo me. Hai sentito Quindi, quindi sapevo Paolo, solo è menare praticamente. perché le altre due ricacciato eri fuori, Eh praticamente sì, espulsione. ma Era un era così per difensore tutti, così. eh. Io ho visto Bonaccini con Maradona, gli è salito in groppa al primo minuto e ha finito il 90° in groppa a È Maradona. vero. Non è stato mai neanche ammonito. Era un altro mondo, no? Ma è Perché Maradona molti piccolo, dicono. era Ma facile che molti capitargli dicono. sopra la schiena, no? Perché era piccolino Maradona. Barce, molti dicono è più forte Maradona o più forte Messi, no? Sai, se quelle cose che non hanno un senso, no? Ma io vorrei vedere Messi come veniva marcato Maradona e Maradona adesso. Maradona faceva adesso 100 gol perché era un caccia Vero. all'uomo a Maradona, era caccia all'uomo Maradona, entrano di Sì, è tutti. vero. Adesso Messi non prende neanche fallo. Se vedete le partite dei mondiali, Messi ha pressione, ma nessuno gli fa fallo. Gli tira un po' la maglietta, lui si ferma, viene ammonito l'avversario, basta, è finito tutto. A Maradona era caccia all'uomo, cioè non è... C'era la Ma famosa Bonaccina gabbia. gli è andato in groppa al primo minuto fino al 90° ed è stato migliore in campo Maradona. Paolo, ma il gol più bello che hai fatto con l'Atalanta, secondo te qual è? Ma forse magari contro l'Inter in casa, quando ha centrato Nicolini, ho fatto di testa. Magari il più importante è quelle contro la Juve, magari contro la Sì. Inter, non so, contro il Milan, non so, a San Anche Siro. fosse un Ma 1-0 col Milan avevi segnato? sì, 1-0 col 1-0 al Milan, sì. Milan a San 1-0, Siro? sì, a San Siro, però quello c'è stato importante, ma non c'è stato più bello. Magari il più bello è quello contro l'Inter in casa, quando ha fatto il cross Nicolini, ho preso bene di testa e mi sembra che abbiamo vinto l'Inter in casa. Ma sinceramente, quando tu eri all'Atalanta, nessuna squadra italiana voleva prendere Vahir, tipo Juve, Milano, Inter, queste squadre. Non hanno mai pensato loro di prendere Vahir. No, non mi sembra, non ho avuto nessuna proposta di andarsi. Per cui ogni tanto si diceva qualcosa, ma non avevo voglia di uscire da Bergamo. Avevo capito la mentalità di questa città, di quelle squadre, e volevo rimanere lì fino a che ha deciso di ritornare in Brasile. È ancora molto amato dai tifosi, Ma sicuramente. sicuramente ha lasciato un ricordo come professionista, come giocatore. Anche se No, no, lo però ha ricorda. ragione quando dice che il calcio in quegli anni, il calcio italiano aveva tutti i più grossi campioni del mondo, cosa che adesso magari è la Premier. E quindi hai ragione nel dire che il livello magari è sceso rispetto a quegli anni da un certo punto di vista. Molto, molto. L'Inter vinceva la Champions, all'Inter vinceva il Scudetto, in Napoli vinceva il Scudetto, in quell'epoca c'era Maradona, e Sì, l'Inter c'erano aveva Totti all'Inter per Van dire Basten, che c'era Van l'Inter aveva i Basten. tedeschi, la Juve aveva i grandissimi giocatori, e il Milan aveva gli olandesi, per L'olandese. cui era troppo diverso il calcio. E si diceva, a quell'epoca, se qualcuno gli diceva
l'Italia rimaneva fuori del mondiale per 2 volte, nessuno ci Non ci credeva. credeva nessuno, è vero. Ma tu hai fatto anche poi l'allenatore per un po'? Per qualche anno sì, per un paio d'anni, 3 o 4 anni, ho fatto l'allenatore. Quando ho finito la carriera, ho deciso di volevo magari vedere come succede un allenatore, e quello per me era desafiatore, per cui era un desafio che volevo tenere nella mia vita. E per un paio d'anni c'è stato bello. Ma è più difficile, cioè fare l'allenatore c'è più stress, come si dice così. Sicuramente, molto più difficile fare allenatore, principalmente in Brasile, che le squadre non hanno la capacità di lasciare che tutte le squadre facciano le, non hanno quella. Non Organizzazione. hanno soldi sufficienti per contrattare, per giocare contro una grossa squadra. Tu pensa che stress, Daniele Fortunato, che si diceva che faceva l'allenatore in campo quando giocava. Sì. Sì, però è un altro mondo, perché sai, il calciatore quando giochi a calcio, tendenzialmente finita la partita, sì, sei dispiaciuto se perdi o sei contento che vinci, però ti distacchi un po', non hai un pensiero finché non arrivi al campo, ti spogli e fai l'allenamento. L'allenatore pensa tutta settimana come fare il modulo, come non fare il modulo, le scelte, cosa fare l'allenamento, deve prepararlo prima, deve parlare con la stampa, deve preparare i calci piazzati, non calci piazzati, cioè è un a livello di pressione, credo che l'allenatore sia rispetto a un giocatore molto molto più pesante, ecco, dal punto di vista mentale, così l'ho vissuto io, poi non è che così è il mio modo di vedere. Ecco, il giocatore magari ti stacchi e poi arrivi al campo, ti cambi, poi cosa facciamo? Fai il tuo allenamento, ecco, da quel punto di vista lì, e sei più libero mentalmente, Costanzo, ma era proprio un professionista serio così, Evaire, sì, è sempre stato. Si Mi ride. fa venire da ridere perché lo vedo ridere. Non mi prende sul serio. Sì, è sempre stato un calciatore, un esempio per un ragazzo comunque che era giovane quando è arrivato e mi ha insegnato comunque tanto perché quello che ho provato a fare nella mia carriera è cercare di seguire il suo esempio di serietà professionale. Quindi Paolo, una cena anche per Barcella a questo punto. Un tanto di Ti violino. tocca. Abbiamo passato 3 anni insieme lì, e c'è stato 3 anni bellissimi, e avevamo qualche amici in comune, per cui ogni tanto ci trovavamo, e quando ci trovava era sempre bellissima, perché ho avuto la possibilità di stare nel suo primo matrimonio, quello che mi ha fatto un piacere molto grande essere invitato a stare insieme a loro. Quello per me, per essere di un altro paese, di un'altra cultura, quello che ha Testimone di fatto per me nozze. un piacere molto grande. Quindi anche testimone di nozze. Esatto. Quello c'è stato bellissimo, perché ho sentito in casa. Gli hai fatto l'assist tu per le sue nozze, insomma. E lui non lo so come è riuscito a sposarsi, ma Vabbè, come non lo sai? glielo spiegherai quando ritorni a maggio, magari, non è, visto che Daniele è molto spirito. Vedi che Evair non è così triste come dicevano una volta, no? No, ma allora quando dici la serietà, no, non parli che non è ironico, autoironico, è la serietà nel suo comportamento, nel suo modo di fare, nel suo modo di non lamentarsi. Poi l'ho visto ridere, l'ho visto scherzare. Ecco, io Forse perché sei da quel vicino punto. tu, magari ha capito, ha preso un po' anche da te.
No, vabbè, ma anch'io, cioè, siamo tutti, io quando parlo di professionalità parlo sempre puntuale, non ho mai visto lamentarsi, sinceramente, sempre si dava da fare, faceva quello che doveva fare, poi è chiaro che anche negli spogliatoi avremmo riso sicuramente, adesso non ricordo, stiamo parlando di 35 anni fa, non so quanti anni fa, e quindi da quel punto di vista lì era completo da giocatore e da uomo. Poi alla fine stiamo parlando di un campione, perché sai, avere un giocatore così all'Atalanta, è stato un privilegio anche giocarsi insieme per me. Lui ha ricordato le partite con Juve, Milan, da Io mi te. ricordo quando lui è arrivato la prima partita, il 2-2 col Verona, avevi già fatto un gol quella partita lì. Ti ricordi? La prima partita che hai giocato a Bergamo. Sì, quella è Atalanta-Verona stata la prima partita a 2-2. Bergamo, ma l'esordio c'è stato contro il Napoli. A Napoli. A San Paolo contro Maradona, Careca. Noi ci messo in un po' di difficoltà per uscire. Siamo riusciti a pareggiare la gara, la partita là. Però quando siamo venuti a Bergamo ho cominciato dall'inizio ho 2 a segnato 2, me lo quella gara lì. ricordo. Però abbiamo pareggiato in casa, quello c'è stato Sì, un po' amaro perché 2 a era un 2 momento che. col Verona. Sì, Sì, mi ho sembra memoria, che. avevo 15 anni, ma ricordo. Con il Napoli Sì. abbiamo perso 1-0, mi sembra. Adesso non voglio Sì. dire stupidate, abbiamo preso gol no, Barce, non abbiamo preso gol 90esimo, Quello di 91esimo. Giacchetta, Sì, no? Esatto. giacchetta. L'esordio mio in Serie A è stata la prima partita di campionato a Napoli. Abbiamo perso Sì. 1-0 e abbiamo fatto una buona partita. Sì, come ha detto Evair, abbiamo gli ha messi. Sì, giocavamo contro Careca, Maradona e via dicendo. Mi vergogno a non ricordare gli italiani. E mi ricordo che abbiamo preso forse un fallo di mano di Maradona, messo in condizioni Giacchetta che di far gol, ecco. Poi la seconda partita vincevamo 2-0 col Verona, una partita di 2-0, poi abbiamo fatto 2-2, che Mondonico mi ha sostituito, abbiamo litigato, mi ha mandato negli spogliatoi quella partita lì, che dopo mi ha fatto prendere la, vabbè, stiamo qua a raccontarvi, Vedi che giocavo la libero, mi prossima facevo. volta. Appunto, la prossima volta ce la faremo, visto che siamo già Prendi quasi alle appunti. ultime battute. Ma Paolo, c'è un attaccante brasiliano che si potrebbe portare all'Atalanta, oppure è difficile trovare adesso? È difficile di trovare, è difficile perché, come abbiamo detto, il calcio è cambiato e quel ragazzo che magari si diceva questo riesce a giocare in Italia, lui preferisce andarsi in un altro paese che gli pagano meglio. E non sanno cosa significa giocare in Italia e non riesce a capire se va bene o se va male in Italia. Per cui Mamma mia. sono un momento difficile nel calcio brasiliano perché il calcio è nivellato, ma è nivellato per basso, per cui per sotto, per cui il calcio brasiliano oggi. Non riusciamo a capire qual è il momento e quei giocatori poi andarsi via. Ogni tanto si capita un Vinícius Júnior, ogni tanto si capita un Neymar, però non è come prima. Allora magari inviterai Fortunato a vedere qualche partita lì in Brasile, così lui li sceglie, riesce a individuarli lui, eh. Sarebbe bellissimo perché. Il Brasile ha bisogno del momento, del pensamento diverso, dell'allenamento diverso. Prova di questo è che in Brasile c'è tantissimi allenatori portoghesi. È una mentalità che non ci aveva qua in Brasile, che non c'era, e che questa mentalità è diventata vittoriosa. Anni fa
In Brasile nessuno allenatore si andava bene. Dopo è arrivato qui Jorge Jesus e lui è andato benissimo con il Flamengo. Dopo di quello altri stranieri sono venuti e la mentalità degli stranieri, la mentalità europeo si è accaduto benissimo qua in Brasile e questo ci manca moltissimo. Lo raggiungi anche tu in Brasile, Costanzio? Anch'io O anche Marco? volentieri. Ho Anch'io paura volentieri. dell'aereo. Ah, paura No, dell'aereo. dai. Quindi Senti, aspetti che venga scherzo. Paola in Italia, Sì, allora. sto A aspettando pasta? che viene lui. Ma sai La quante volte pasta non è così mi ha buona come in Italia? invitato? Quante volte mi ha invitato in questi anni a Ah, venirti a trovare in Brasile? non so, ma c'è Una stato decina di volte, però parecchio. non posso lasciare il mio lavoro, non riesco. C'hai cani e gatti a Va casa. cani e gatti. Cani e gatti a Allora casa. aspetteremo Due che bestie. Evair venga lui in Italia, visto che lo accoglieremo anche magari in saremmo felicissimi di portarlo anche qui da noi, no? Nonna Marco, gli diamo appuntamento, quindi. Allora, 5 maggio, 6 maggio, quando c'è Atalanta-Juventus. Naturalmente vero, anche fortunato come doppio ex, per forza non può non venire a vedere Atalanta-Juve, no? Volentieri, Vabbè, io ringrazio. Allora, credo che siamo quasi in chiusura. Se la regia mi conferma, ecco, infatti, siamo alle battute finali. Io ringrazio ancora, no, 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 possiamo che ringraziare Paolo Evair, oltre che sì, Daniele ci ha Fortunato. fatto una compagnia gigante insieme. Ho rivisto volentieri anche Daniele perché era tanto tempo che non vedevo e soprattutto ci parlavo. Ma l'hai trovato in forma Paolo Evair, quindi Sì, formissimo. lo vedo che c'ha l'occhietto furbo e non vede l'ora di arrivare in Italia. Aspettiamo, Paolo. Mi raccomando. Grazie mille, molto, molto, molto sono davvero felice di vedere Fortunato. E sapere che lui è diventato allenatore, anche perché lui è come persona, è come in un gruppo di calcio, lui già si vedeva che lui era già un allenatore, una persona che sapeva si portare in un gruppo di calcio, in un gruppo di giocatori, c'è stato un leader e questo abbiamo visto nella sua carriera. E sono felice di rivederci. Grazie. Marcella, grazie mille, auguri ancora. Ah, è vero, grazie. Eh sì, Anche. perché dopodomani compie gli anni, tu li hai compiuti un mesetto fa, invece Daniele, tu sei verso i. Ho fatto i 60 l'8 gennaio. Quindi sei già portato avanti, Ciao insomma. ragazzo. Già nei 70 io. Non andiamo troppo oltre. Grazie anche tanto a Daniele Fortunato che è sempre di ottima compagnia. Naturalmente Paolo Evair che abbiamo rivisto con moltissimo piacere. Grazie a tutti, buonasera, mi ha fatto piacere Una gran bella ascoltarli coppia tutta sera, veramente interessanti. Marco Morotti. Naturalmente grazie di Grazie a essere. voi e grazie a loro. Daniele l'ho visto parecchi anni fa, ti ricordi, eri venuto a una partita a memoria del papà. Tuo papà è quello che la prima persona che ho incontrato quando sono arrivato a Bergamo era tuo papà. Voleva farmi fare un contratto gratis praticamente. Meno Vedi, male, strano, meno male che avevo Previtali che gli ha detto quello sì, che vuoi. diciamo che i Bortolotti l'avevano inquadrato bene, l'avevano istruito bene. Ne parliamo Ecco, alla poi prossima la prossima volta. ne ha da Adesso dobbiamo proprio raccontarti. chiudere. Grazie a Sì. tutti, grazie Grazie. veramente. Ciao. Ciao Saluto, a ragazzi. presto. Ciao. Grazie anche al Brasile, quindi a presto. Ciao Ciao ciao. Paolo. Ciao.